Bentrovati ai nostri amici telespettatori, siamo in compagnia di Giancarlo Cugnata, candidato al Consiglio Comunale di Comiso alle prossime elezioni amministrative con la lista Comiso Riparte con Carmelo Sallemi, sindaco. Benvenuto. Bentrovati. Oggi dedichiamo questo nostro incontro alla frazione di Pedalino. La domanda con cui vorrei iniziare è: qual è lo stato di salute di Pedalino? Ma se Pedalino resiste ed è come chi sa di avere forse un malanno, qualche cosa, ma non si avvilisce, combatte per superare questo momento di difficoltà, allora possiamo descriverla in questo modo. Ma questo avviene soprattutto quando si è abituati a combattere, no? Quando c'è una persona in una famiglia, si hanno delle difficoltà e c'è l'unione tra questi, allora c'è la forza di andare avanti. Ma se dovesse stare bene per quello che arriva dal governo centrale, dal comune di Comiso, io penso che sarebbe bello che seppellito, anche se il cimitero non c'è e forse non ci sarà mai. Questa è la situazione di Pedalino, ma lo dico, magari scherziamo, lo diciamo in questo modo, ma la situazione non è sicuramente delle migliori. Noi avremmo voluto che quella frazione venisse attenzionata di più, che fosse veramente un punto di riferimento per il comune di Comiso. Lo speravamo nel 2008, perché chi ci lasciava prima di quella data l'aveva totalmente abbandonata, l'aveva utilizzata solo nei momenti di goliardia, quando bisognava indossare la fascia per fare passerella, eccetera. E invece nel 2008, dopo un discreto inizio, con una grande partecipazione a questa manifestazione che è diventata un orgoglio di tutta la provincia come la Sagra della Vendemmia, grazie alla volontà dei cittadini e non sicuramente alle amministrazioni che si sono susseguite, dopo quei momenti e dopo alcune azioni importanti che avevano visto l'impegno nei confronti della frazione, anche con diversi cantieri lavoro approvati dalla Regione Sicilia, quindi senza un soldo speso dalle casse del comune, una buona amministrazione questo deve fare, diversi cantieri, attenzionare Quaglio per quello che era la viabilità, i marciapiedi, la condotta idrica, che avrebbe dovuto vedere una manutenzione, perché le perdite di acqua non si contano più, quindi con un dispendio enorme di risorse anche economiche, se non soltanto naturali. E dopo alcuni anni di tutto ciò, poi si è ritornati ad un'azione amministrativa che era quella antica, quella dell'abbandono e quella della presenza elettorale, con i ricordi più antichi della frazione, quanto è bella Pedalino, noi mi ricordo quando eravamo bambini, vengono tutti a recitare questa parte che ormai sta proprio di sfottò rispetto a quello che sono poi invece le esigenze del luogo. È una realtà come tutte le frazioni, e soffrono come tutte le frazioni, e mi riferisco da Marina di Ragusa, a Frigentini, a Donna Lucata, soffrono l'abbandono del governo centrale, non capendo che sono effervescenze diverse. Quelle sono realtà che possono arricchire un'intera comunità, perché c'è un'economia diversa, c'è anche un tessuto sociale diverso, e completa un panorama comunale, sicuramente arricchendolo. Quando non si ha questa sensibilità e tutto questo lo si vive addirittura come un peso, è ovvio che da questo non si può trarne assolutamente niente di buono. Ecco, parlavamo dello stato di abbandono. Attualmente il campo sportivo, piuttosto che Villa Bertini, forse sono i simboli proprio di questo abbandono da parte dell'amministrazione? Ma veda, quelli sono veramente delle risorse, perché in una piccola comunità è ovvio che non potranno mai esserci tutti quei servizi che esistono in una città, ce ne rendiamo conto, ma lì supplisce un po' quello che è il modo di soccorrersi a vicenda, no? La sussidiarietà, diciamo, tra cittadini, e allora insomma, alcune cose si superano.
Ma quando invece quelle poche strutture che ci sono, come il campo sportivo, viene totalmente abbandonato, al primo problema lo si molla come se fosse una struttura da non utilizzare più, è ovvio che quelle poche cose vengono a mancare, ma anche il rispetto verso le istituzioni da parte dei cittadini viene meno e ai più giovani non diamo un bell'esempio, al contrario, diamo invece un esempio che è totalmente sbagliato della politica e delle amministrazioni e poi è ovvio che ci si muove sui luoghi comuni, come nel dire che la politica è tutta la stessa e i politici sono tutti uguali, quando invece le amministrazioni hanno l'obbligo di far capire che la campagna elettorale è una cosa, amministrare il giorno dopo è totalmente un'altra cosa e ci si dimentica delle posizioni politiche, ma si fa solo per il bene dei cittadini. Il campo sportivo di Pedalino, quello sì che era una struttura che doveva essere assegnata a privati, perché essendo in totale abbandono avrebbe trovato sicuramente l'energia, la forza, la finanza per poter riprendere il suo cammino e dare un servizio anche a quella comunità. Villabertini è la storia di Pedalino, è proprio l'emblema della frazione. C'era stata una proposta di associazioni locali che a costo zero avrebbero voluto curare quella meravigliosa villa per attività culturali, per fare un museo, se vogliamo, del contadino, dell'artigianato, eccetera. C'è una relazione, un progetto presentato all'amministrazione comunale di alcuni anni fa, di questa non si è mai avuta nessuna risposta e la comunità avrebbe voluto gestire questa cosa a costo totalmente zero per l'amministrazione. Allora non capisco, quando c'è la voglia si affidano i beni comunali ad alcuni, quando invece questa voglia non c'è, come ad esempio per Pedalino, questo non si fa. E per le poche cose che abbiamo e che sono anche belle, interessanti e importanti, rischiano di essere lasciate all'abbandono. Oltre all'abbandono, gli abitanti, insomma, della frazione riscontrano anche proprio un'assenza fisica, lo possiamo dire, delle istituzioni. Non avete un luogo dove, diciamo, un comune, una sede, una succursale del comune, mancano i vigili urbani, quindi proprio assenza fisica che nella vita quotidiana si riscontra. Guardi, siamo all'autogestione. In estate, la piazza, la via principale viene fruita dai cittadini perché quei pochi locali, che per fortuna ci sono, e anche, locali gestiti da ottimi, proprietari che sanno individuare qual è l'esigenza del giovane e quindi creano anche effervescenza, i cittadini si gestiscono da solo perché per chiudere le strade bisogna pregare l'amministrazione e addirittura certe volte la chiudiamo con delle transenne. Siamo proprio i cittadini la sera stessa ad andare a chiudere le strade per far sì che le macchine non attraversino la piazza dove ci sono tantissimi bambini che giocano. E questo dà il senso veramente del menefreghismo nei confronti di Pedalino. È ovvio, non c'è una caserma dei vigili urbani, un presidio dei vigili urbani. Vengono saltuariamente, fanno delle ore e poi vanno via alla centrale di Comiso. Ecco, non ci si sente cittadini a tutto tondo, non ci si sente cittadini come gli altri, ma ci si sente minori rispetto agli altri cittadini. E questo non è assolutamente giusto. Come ad esempio il palazzo comunale dovrebbe vivere nel centro del paese, magari in città, magari in piazza, e invece è allocato in alcune stanze della scuola dell'istituto comprensivo di Pedalino. Questo dà il disegno di quello che è l'interesse per la frazione. Allora, questo non lo meritiamo, questo la gente non lo merita, perché è gente che contribuisce, è gente che tra tutta la comunità comisana, per ciò che dice il sindaco, sono i più virtuosi nella raccolta differenziata. E vabbè, dopo aver fatto il complimento, magari uno spera che questo complimento poi venga compensato anche con qualche servizio in più. Invece assolutamente no. Noi siamo una comunità che aspetta da 65 anni un servizio, che è quello del cimitero, che tutti hanno promesso, che noi abbiamo. Che esiste ed è realizzato un progetto esecutivo che
basta approvarlo in giunta e fare la gara per avere un'opera di oltre 10 milioni di euro che darebbe non soltanto il servizio, ma darebbe anche la possibilità a tanta gente di poter lavorare per diversi anni. Noi abbiamo approvato, è stata approvata alcuni anni fa quando io ero in giunta, poi dal 2010 non abbiamo più condiviso nulla di questa amministrazione, siamo andati via perché a questi risultati noi non ci stiamo. Avevamo approvato il centro commerciale naturale di Pedarino. Se l'amministrazione avesse utilizzato questo contenitore, se vogliamo ancora virtuale ma giuridicamente esistente, per organizzare quello che potrebbe essere il futuro turistico, economico, alberghiero, enogastronomico della frazione, speculare anche alla nascita dell'aeroporto di Comiso, oggi avrebbe un senso, perché non possiamo lasciare alla volontà del singolo cittadino il proprio successo. Un'amministrazione ha l'obbligo di indicare quale può essere lo sviluppo, e se a quegli abitanti che spesse volte hanno una seconda casa perché i nonni gliel'hanno tralasciato, avessimo detto che il comune metteva a disposizione tutto quello che era l'azzeramento della burocrazia, magari un abbattimento di quello che potevano essere i tassi di interesse per chi si organizzava a fare un albergo diffuso, perché ad esempio non può nascere un albergo di 5 piani in una realtà come quella, ma è vero che può nascere un albergo diffuso, cioè nelle singole famiglie possono esserci posti letto, possono esserci dei B&B che diventano punto di riferimento anche per quello che potrebbe essere domani il turismo attraverso l'aeroporto. Se queste cose hanno visto la totale assenza dell'amministrazione, non è oggi credibile andarsi a rivolgere a quella cittadinanza e dire con l'aeroporto sarete tutti più ricchi, ma c'è gente che può andare a fare i servizi all'interno dell'aeroporto, le pulizie, il facchinaggio, ma c'è gente che anche può essere imprenditore e fare altre attività. Se l'amministrazione non fa questo, e non sto parlando di spendere soldi, ma dà un'indicazione verso lo sviluppo, non è un'amministrazione, è soltanto, sono delle persone che aprono il cassetto, spendono i soldi che hanno su nel cassetto. Se questi soldi vengono a mancare come adesso, il nulla, perché non c'è un progetto, non ci sarà un bando, non ci può essere un finanziamento di nessuna natura. A queste condizioni non ci stiamo. Io non credo assolutamente che la circoscrizione attraverso i loro presidenti possa incidere, perché se il presidente della circoscrizione eletto non corrisponderà al sindaco che verrà eletto, quel presidente non avrà le deleghe, questo è ovvio. Perché invece non si stabilisce ora, per legge, per delibera, per decreto sindacale, che chiunque sarà il presidente eletto, o di destra o di sinistra o di centro, anche avverso a quella che è l'amministrazione, avrà le stesse deleghe e lo stesso potere? No, perché quella frazione la si utilizza solo elettoralmente, come si sta utilizzando in questo momento. Siamo stati in compagnia di Giancarlo Cugnata, candidato al Consiglio Comunale di Comiso con la lista Comiso Riparte, con Carmelo Sallemi, sindaco. Grazie per essere stato con grazie noi, a grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.